Ciao a tutti e benvenuti in un altro episodio di Mages of Lotus. Oggi parliamo della nostra reaction alla banlist. Questo ritarderà un po' il video sulle dual, sul ban delle dual, ma per il semplice fatto che la banlist è fresca. Poi comunque è della settimana la questione delle dual ed è morta sul gruppo del Centurion, un altro gruppo di player competitivi. Vabbè, comunque sti cazzi sulla questione. È molto interessante, ne vogliamo assolutamente parlare, facciamo il video, ma prima la banlist. Che questa impatta direttamente il gioco e effettivamente c'è da discuterne, si può fare, è un qualcosa di tangibile. Allora, ieri il 25 hanno fatto appunto l'annunciata banlist aggiornata, hanno colpito tre formati, Standard, Legacy, Historic, in realtà 4 perché anche Alchemy, perché Historic e Alchemy in realtà hanno subito sino che dall'altro delle modifiche, visto che sono collegati nelle modifiche delle carte. Allora, cominciamo con lo standard. Mi sono dimenticato di mettere MTG Goldfish. Allora, lo standard, sinceramente, chi se ne frega? Cioè, chi se ne frega, non interessava a nessuno. Però, sinceramente, allora, questo ban non va a aggiustare la situazione. Mi spiego meglio. Cioè, ok, magari adesso il meta diventa decente. Però tanto adesso ogni standard è diventato un facciamo delle carte super spazzatura, super garbage che danno fastidio, che rompono le palle e le banniamo. Sempre. E così da mo', stanno facendo sempre carte forti che rompono le scatole in standard. Andiamo avanti, le bannano, poi fanno un'altra, di nuovo le banni, un'altra, poi le banni. Cioè, che palle. Sinceramente, per lo standard, io tornerei molto alla vecchia politica della Wizard, cioè non toccare niente a meno che proprio non sia invivibilissimo. Cioè, perché tanto è normale che ci sarà la mitica di turno, la rara di turno, più probabilmente mitica per sti cazzi, per il fatto della potenza, e anche perché la Wizard ci marcia sopra, sicuramente. Di turno che rompe le scatole è troppo forte. Cioè, ci sarà sempre la Rune Epiphany standard. Prima non era la Rune Epiphany, prima era Uro, non c'era Uro. Andiamo indietro di tantissimi anni nello standard, c'era il Bonfire of the Damned. Cioè, quindi a meno che non diventa proprio una situazione ingestibilissima, che proprio la carta è ultra invincibile. Fossi io tornerei alla vecchia politica del ban in standard, cioè non toccare niente. Tanto lo standard ruota, c'è sti cazzi. Poi oramai la gente si vede che ha perso interesse nel formato. Non sarà queste continue ban a rimettere interesse nel formato. Anzi, io vedo che la gente. No, cioè, comunque questa politica del ban in standard c'è da un po', eh. Cioè, come ho già detto all'inizio, non è che l'interesse nello standard è migliorato, è sempre lo stesso. Non frega niente a nessuno. Cioè, può tornare. Lo standard può tornare interessato e guardato dalle persone per un semplice motivo. Lo rimetti forzatamente nel circuito competitivo per andare al Pro Tour e la gente lo gioca per forza. Però è un interesse forzato, non è un interesse vero della community. Solo la gente competitiva, la parte competitiva gli interesserà perché deve qualificarsi. Però gli altri guardi dicono: ah, ok, cazzo me ne frega. Quindi, boh, contento sì, perché hanno tolto delle carte problematiche, però alla fine della fiera sti cazzi. Legacy è quello più facile, c'è poco da dire. Effettivamente questo, come ha detto anche Marco nella live, era ovvio. Era ovvio. Ragavan era troppo problematico in Legacy, non aveva un senso di esistere. Ma, come ha detto anche Marco durante il video, cioè, quando giochi queste carte in Legacy, tu ti monti il tuo mazzo con Ragavanino o R Tempo. Ma non te ne accorgi che è troppo. Cioè, è davvero troppo. Non ha senso. È come quando anche c'era. Come si chiama? Reverend Six con la Vast. Che nei mazzi Vasta. Cioè, non ti accorgi che è troppo. Cioè, è palesemente un troppo forte per il formato. Allora, ho visto. Allora, giusto per spiegare la situazione, perché ho visto poi commenti in giro, non da noi, da noi non ho vista questa cosa, però anche in altri video su Facebook, ho visto persone che chiedevano, quindi specialmente per chi non è, diciamo, della nostra community, è magari nuovo, quindi ciao e iscriviti. Ho visto
commenti di dire: ma perché Ragavan l'hanno bannato in Legacy, che ha più risposte rispetto al Modern, anche più forte, per dire, da Spada Spiga non c'è il Modern proprio a ragioni di trama. E perché il Legacy, nonostante abbia le risposte più forti, l'avevano bannato, mentre il Modern, che ha le risposte, comunque ha meno risposte, e invece Ragavan è ancora rimasto lì. E non si dice che sia questo grossissimo problema, anche se qualcuno comunque spinge per il ban, per carità. Perché è diverso. Allora, il formato Legacy non è creature based, non è così board based come il Modern. Il Modern è molto 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 board based, e infatti i mazzi come elementali sono forti, perché se non fosse board based tutti gli elementali come Solitude e Fury farebbero schifo, perché se tutto stack cosa targetti con quelle due creature? Niente. Quindi Ragavan ha sempre dei bloccanti davanti, si giocano molte più removal, perché si giocano l'8 per magari main deck di removal, si gioca dalle 6 alle 8, puoi giocare 4 bolt e 4 push, 4 anoli hit, 2 bolt, più magari qualcos'altro, quindi ne hai molte di più. Invece in Legacy molti mazzi giocano 4 spot removal and that's it. Cioè, quindi l'altro gioca 4 Ragavan, tu giochi 4 spot, removal, boss di cazzo. Se Ragavan non viene counterato, l'unico modo per toglierlo è pescare una di queste spot removal. Però il problema è che Ragavan, appena hitta, già fa vantaggio. Poi l'altra cosa che cambia tantissimo sono i counter a 0, Daze e Force of Will. Non vai indietro di terra con Daze, perché comunque hai il tesoro. Perché sa, poi il tesoro è una terra monouso. Però sti cazzi, non hai perso comunque il mana e sei comunque open di Daze. E puoi fare poi anche una giocata al turno dopo non rallentata magari. E poi il formato Legacy giocano molti, ma cioè se giochi blu, salvo liste strane, tutti giocano 4 Brainstorm e X Ponder preordine in base alla lista. Quindi Ragavan è molto più facile che gira dalla cima dell'avversario qualcosa che possa castare. Invece in Modern rischi di girare tante carte che non servono a niente. Allora giri le Oh, a parte che ci sono più terre in media rispetto al Legacy, perché appunto avendo i cantrip meno efficienti si gioca più terre. Quindi più possibilità di girare terre, la terra te ne fai niente, è un miss. Girare carte più costose, perché ce ne girano di più nel senso di costo di mana, e quindi non le riesci a castare. Ma poi ci sono tante carte che non vuoi castare. È quello che dicevo anche tanto tempo fa nei commenti, che mi ricordo che c'era un ragazzo che passava sempre a trollare. Ma allora se avete detto che il formato si è abbassato di costo, allora Ragavan non è vero, è più forte. Sì, il Modern si è abbassato di costo, ma molte carte tue, anche se costano di meno, io non le voglio castare, perché non me ne frega niente. Ma per dire, se tu giri una carta a costo 2 dell'altro, ce ne sono tantissime che non te ne frega niente. Potresti girare anche la Stoneforge, che te ne fai della Stoneforge dell'altro? Non giochi equipaggiamenti. Boh, quindi se l'altro gioca un mazzo big stuff, quindi quelli che barano sul mana per fare le cose grosse, non le riesci a castare. Gli elementali non li puoi castare. Boh, non. È diverso. In Legacy, invece, giocando meno spot removal e molto più questi cantrip e così via, ci sta che sia bannato. Passiamo avanti, perché boh, comunque Legacy era palese. Perché? Historic. Allora, cosa possiamo dire Historic? Historic ci sta che abbiano bannato Memory Lapse. Finalmente non ci vedranno le wildcard a meno di queste 4 carte, che mi pare necessario. Il resto sono tutti quanti aggiustamenti. No, non è di qua. Era di qua, eccolo. Allora, gli aggiustamenti in realtà mi piacciono, perché comunque vuol dire che il formato digitale sta prendendo sempre più piede, sta funzionando. Quindi stanno vedendo alcune carte, le mettono a posto, nel senso, tutti questi cambiamenti qua mi piacciono. Mi scazza solo una cosa, che tutti questi nerf invece tu non mi ridai la carta. Alcuni nerf sono un po' pesanti, tipo questo non counterabile, ancora ancora, va bene. Perché tu lo fai mentre l'altro è tap out, o in alcuni spot che l'altro non ha il counter, e va bene, riesci a farlo, boh, niente. Tanto a flash, quindi voglio dire, lo riesce a ficcare in qualche punto. Questo qua comunque fa value, non può più fare il board gigante col cloni, va bene lo stesso. Questo però, per dire, ha un nerf pesantissimo. Il fatto che puoi tirare solo le flashback nel tuo turno è davvero tanto un nerf. Cioè, tutti questi cambiamenti qua, a prescindere da quando sono fatti in negativo, secondo me dovresti dare le wildcards alla gente.
E a me non piace semplicemente la politica di non ridare le carte indietro, le wild cards indietro. Per adesso io sono contento, perché comunque vuol dire che, cioè, comunque sono tanti i cambiamenti, li hanno studiati, sono stati lì a vedere le carte, a pensarle, a cercare di mettere a posto risorse. Tra l'altro, come diceva anche Marco sempre nella live, non è detto che più in là non facciano altri cambiamenti al Modern, perché per chiudere, cosa ne pensiamo? Allora, il resto è tutto giusto. Tutto giusto, questi ban tutti giusti, questi correttissimi, storiche e alchemy, scazza che non ridai le carte, però vabbè, i ban, sban e i nerf sono giusti. Invece dal punto di vista, se siamo contenti della ban, lì siamo un po' delusini, perché comunque noi avremmo voluto qualche cambiamento in Modern. C'è comunque una parte della community, in media le persone che giocano molto Magic Online, ma non sempre, che sono molto contenti, gli piace il formato così, non dicono che è bellissimo. Vabbè, quelli so gusti, non si discutono, cioè alla fine se il formato ti piace o non ti piace, quelli sono gusti personali, non c'entra. Sinceramente a me sembra con molti play pattern molto ripetitivi e che ora la gente dice che è divertente, però tra un anno che a meno che adesso non so quando esce Modern Horizon 3, ma sti cazzi. Tra un anno, ma anche di meno, la gente si stufa perché i play pattern sono sempre quelli. Non mi sembra che. Cioè, c'è una specie di soft lock ban sui drop a 3. Perché comunque, chi te lo fa di giocare i drop a 3 se c'è l'Urus Bubolla? Cioè, se vuoi giocare un mazzo midrangeoso, salvo strategie strane con Blood Moon o altre carte particolari, il Modern è come se avesse adesso una specie di soft ban. Sulle carte costano 3-4. Perché se giochi classici mazzi midrangiosi, scartini, eccetera, te conviene sempre giocare all'Urus Bolla. Cioè, alla fine, se tu ti parto con l'Urus Bolla, quindi non mi sembra questo gran varietà. Tra l'altro, c'era pure un mazzo controllo l'Urus pasticcione, molto particolare, bello, che si è presentato a una. Adesso non mi ricordo se è la Challenge o la Lega, non mi ricordo, però ne avevano parlato. Bello che praticamente anche lì giocava come finisher le land animabili e boh, e value con l'Urus Bolla. Non lo so, boh. Ma in realtà il fatto che non abbiano fatto niente adesso comunque vuol dire poco. Anche perché se non andate c'è un pattern che alla fin fine hanno colpito praticamente tutti i formati che si stanno giocando tanto per via dell'online. Quindi Standard si sta giocando un po' si sta giocando online per via di Arena. Legacy si gioca online per il semplice motivo che. Cioè, è un formato molto real, sì, per carità, ma si gioca online perché? Perché in real chi cazzo se lo può permettere? Quindi in realtà si gioca molto online ed è partecipato. Anche perché la gente nuova che vuole entrare nel formato parte da MTGO, perché se no non deve fare un mutuo. E questi qua sono di Arena, quindi cioè, non, da ovvio che sono digitali. In realtà mi aspetto sempre i cambiamenti che avevo anche detto prima per il Modern, quindi. I vari possibili scenari di cui abbiamo già discusso tantissimo, non sto a ripeterli, me li aspetto comunque, ma più in là, che sia uno sban o qualche ban, però boh, qualcosina, sinceramente vorrei delle decisioni, ecco, allora, non è, il Modern non è a livello del Pauper di Stantio, no, assolutamente, non ha le percentuali dei mazzi che c'era in Pauper, tipo che era 20% uno per il resto del meta, assolutamente. Non siamo a quei livelli, assolutamente, lo ribadisco prima che poi arriva altra gente che non comprende e non mette in bocca cose che non ho detto. Però mi sembra un. È stantio, non a quel livello, ma è un po' stantio, è un po' forzato anche nelle building dei mazzi, sinceramente. Però questa è più un'impressione, più che una cosa oggettiva. E quindi sinceramente adesso magari è presto, però da quello che vedo, visto che non hanno fatto dei cambiamenti, è presto. Però sinceramente vorrei delle decisioni più coraggiose anche per il Modern, perché io mi ricordo che avevo iniziato per un periodo a fare decisioni coraggiose per il Modern, tipo appunto sbagniamo Jace e Jace ed Elf, tutti oh mio Dio, poi hanno sbannato la Stoneforge, tutte queste cose che dico, ah, cioè. Ok, decisioni coraggiose, cavolo, perché comunque la community appena parlavi, anzi, di quelle carte, oh mio Dio, pazzi, tutto cade, poi in realtà manco se giocano alcune. E quindi niente, vorrei che tornassero a quell'indirizzo di decisioni coraggiose per il Modern.
Però magari ci sta che adesso non gliene freghi niente. Comunque Modern è giocatissimo online, sì, però è un formato tantissimo, cioè è il più giocato dei costruiti, quelli classici 4x. Quindi ci sta che magari in realtà vogliono tenersi lo slot per il ban più in là, perché ora non gliene frega niente. E anzi, più lo ritardano, più hanno tempo di ponderare sul da farsi. Perché adesso comunque non ci sono eventi importanti di Modern, perché dobbiamo bilanciarlo proprio ora. Possiamo anche farlo più in là. Che cazzo c'è? Cioè, la Wizard dice che cacchio me ne frega a me. Possiamo tranquillamente aspettare. E tra l'altro c'è pure un. Potrebbe anche influenzare un po' il fatto che magari mi pare facciano anche un reprint di Modern Horizon 2. Quindi può anche influenzare quello. E niente, quindi vedremo più in là. Ah, un'altra problematica prima di chiudere. In Pioneer, poi per carità, devo ancora guardare un po', ma perché io non sono esperto di Pioneer, però un mazzo che mi è sembrato proprio problematico rispetto agli altri è Winota. Cioè, quando giocavo contro altri mazzi creatura mi sembrava proprio tipo garbage time, perché tipo l'altro gioca Poker Removal, tu giochi Poker Removal, scurviamo entrambi, ma io faccio Winota più un drop a 6. Come vince l'altro? Cioè, fare Winota in tutt'Ovalar è troppo. È davvero. Cioè, no. L'altro come cacchio si riprende? Se un altro mazzo creatura. Quindi non lo so. Il Pioneer anche lì forse. Dovrei provarlo. Dovrei provarlo. Però mi sembra che Winota sia un pelo troppo sopra la media. Mi ricorda un po' troppo l'elfa ai tempi d'oro, quando era troppo forte. Era il drop a 4 troppo forte, che proprio stroncava tutti gli altri. E niente. Quindi, riassumendo, bene vanno benissimo, mi sarei aspettato decisioni più coraggiose, ma magari arriveranno più in là. Pioneer forse da rivedere quella cosa lì, ma non sono esperto, quindi lascio a voi la parola, magari lo giocate, molto più di noi. E niente, ci vediamo alla prossima, vi ricordo di lasciare un like, commentare e iscrivervi. Nulla. Questa è la nostra reazione ai ban. Sì, un po' poco infuocata, mi aspettavo più fuego. Quella delle due era molto più fuego. La questione delle due è molto più fuego, quello sì. E alla prossima.